Due trasferte in tre giorni, subito la sfida di Chiavari, poi il recupero di Pontedera. In programma martedì prossimo il Pescara deve ritrovarsi. La classifica dice settimo posto con una gara in meno. C'è da invertire la tendenza. I biancazzurri hanno riassaporato la gioia del successo in Coppa Italia, ma in campionato non vincono dallo scorso 22 ottobre, 1-4 a Lucca, conquistando la miseria di un punto nelle ultime 5 gare. Contro l'Entella previste novità in tutti i reparti. Pellacani al posto di Brosco in difesa, Franchini a metà campo, sacrificato di turno Tuniov, Masala in attacco in luogo di Merola, oltre a Cuppone tornato al gol nella sfida di Coppa con Latina. Se così fosse, ecco l'undici di partenza: Plizzari tre pali, in difesa Pierno, Pellacani, Mesic e Milani, a centrocampo Squizzato, Play, interni Aloi e Franchini alla prima da titolare, in tal caso una mediana prevalentemente di corsa e sostanza, davanti Masala e Cangiano, a supporto di Cuppone, di nuovo titolare dopo quattro panchine di fila. Per contro l'Entella, Spauracchio Gallo, il tecnico subentrato dopo quattro giornate a Volpe, ha procurato dispiaceri enormi ai biancazzurri. Quasi un anno fa, lo scorso 29 gennaio, alla guida del Foggia, 4-0 l'Adriatico. Sei anni or sono in B con lo Spezia, 25 novembre 2017, in terra ligure, stesso passivo, 4-0 inflitto al Pescara di Zeman, che poi si è, per così dire, vendicato in un Foggia Potenza 4-1 del 5 settembre 2021. Curiosità a parte, non è l'Entella dello scorso anno. Due punti nelle prime quattro giornate, quindi l'avvento di Gallo. Segnali di ripresa, ma liguri altalenanti, soprattutto senza mezze misure. Con il tecnico di Bollate, 5 vittorie e altrettante sconfitte, neanche un pareggio. Nell'ultimo turno di campionato, il blitz non proprio meritato di Pontedera, 1-0 Zamparo su calcio di rigore. Segna poco l'Entella, appena 13 gol. Solo 4 portano la firma degli attaccanti. Due di Santini, fermato dal giudice sportivo, altrettanti di Zamparo. Ancora digiuno l'abruzzese di penne Alessandro Fagioli e Di Santo, che sconterà la seconda giornata di squalifica. Altresì indisponibile il centrocampista greco Siatunis. Sistema di gioco 3-5-2. Probabile 11 De Lucia Trepali. In difesa Manzi, Sadichi e Bonini. Sulle fasce Parodi e il 2004 Di Mario. In cabina di regia Peterman, interni Corbari e Musti, in attacco Zamparo e l'ex Fagioli. 3-5-2, come dicevamo, con il trequartista mancino Musti, che nello sviluppo si alza tra le linee per innescare le punte o andare al tiro. Il tecnico Fabio Gallo. Mi aspetto una partita contro una squadra di Zeman, quindi con un attacco veloce, rapido, che lavorano sui tagli, e quindi la squadra, le caratteristiche dei giocatori poi sono quelle. Bisognerà essere attenti in quelle che sono tutte le loro azioni d'attacco per sfruttare al massimo nel recupero palla le nostre qualità e fare in modo che le loro lacune possano essere evidenziate eventualmente. Al comunale di Chiavari dal 2015 7 sfide tra Entella e Pescara, 2 vittorie a testa e 3 pareggi. La prima volta il 28 febbraio 2015 finisce 5-2 per i biancazzurri di Marco Baroni, autentico mattatore Marco Sansovini, fresco ex, 3 gol ma anche l'assist per il 3-1 di Birkir Bjarnason, quindi il pocherissimo di Melchiorri assistito da Zappano. Per i liguri a segno Lanini e Masucci. L'Entella è una matricola del campionato di Serie B, ma negli anni crescerà, e infatti nei successivi 5 incroci a Chiavari il Pescara riuscirà a conquistare appena 3 pareggi, 2 di fila, 0-0 prima con Oddo il 30 aprile 2016, poi con Zeman il 17 febbraio 2018. Seguiranno 2 nette sconfitte, 2-0 il 9 febbraio 2020, allenatore Nicola Legrottaglie, reti di De Luca e dello spagnolo Rodriguez. Sempre in B la stagione successiva, 27 dicembre 2020, l'Entella di Vivarini sconfigge con un perentorio 3-0 i biancazzurri di Roberto Breda, marcatori Schedetti, De Luca e Cardoselli. Entrambe scivoleranno in C. Spettacolare 2-2 l'11 ottobre 2021. Per il Pescara di Gaetano Auteri la sblocca De Marchi. Pari e momentaneo sorpasso ligure con Lescano e Schedetti, ma a 18 dal termine lo splendido assolo di Marco
Marco Pompetti, finta, dribbling e colpo sotto morbidissimo a scavalcare l'estremo di casa Paroni. Rete Gioiello, la prima con il Pescara del prodotto del vivaio biancazzurro, oggi a Catanzaro. E da ultimo, storia recentissima, la vittoria per 3-2 dello scorso 31 maggio, ritorno dei quarti playoff e la serata di Cuppone rilanciato da Zeman al posto dello squalificato Lescano. L'attaccante salentino ripaga la fiducia del Boemo con una doppietta, nel mezzo la prodezza di Delle Monache. Per i Liguri in 10 dal 52esimo, espulso il giovane difensore Reali, segnano Mercai sul calcio di rigore e Parodi a 4 dal termine.